che riguardano il polis, l'acquisizione e il polis come strumento, diciamo, per i circoli del buon governo? Beh, io spero che la redazione abbia apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto di ripresa delle attività, salvaguardando posti di lavoro e controparti, fornitori e tutte le alleanze che erano già operative. Sul fatto di uno strumento al servizio del lettore, questa è un'insistenza che porremo sempre, nel senso che si preme un giornale libero su un canale libero per un lettore libero. Poi, io essendo presidente di una fondazione, e questo mi preme precisarlo, parliamo di una fondazione e non di un partito, avrò sempre piacere che siano rappresentate iniziative che tendono a lavorare per la buona governabilità e per il buon governo, ma saremo anche aperti ad altre fondazioni, ecco, quindi lo spirito è un po' questo. Di fatto ha perduto l'indipendenza di cui godeva prima i polis, perché comunque era una testata che non era legata a nessun tipo di potere politico. Adesso invece le cose sono parecchio cambiate e quindi mi domando come sia possibile, si domandano anche i redattori e comunque il mondo dell'informazione, come sia possibile mantenere la fedeltà al giornalismo, quella di cui stava parlando prima. Io, guardi, sono fiducioso che se prima era libero e aperto lo sia ancora di più. Per il momento comunque confermiamo, anzi non solo per il momento, ma auspichiamo che ci sia una conferma del corpo redazionale, della direzione, dei collaboratori, ampliandoli, portando sempre più voci. L'idea non è quella sicuramente di restringere pensieri o punti di vista e opinioni, anzi quella di allargarle sempre più. E come commenta il disappunto di Grauso? Credo che Grauso debba giustamente salvaguardare il lavoro che lui ha svolto come fondatore e essere sicuro, insomma, di una sua creatura che sia sempre forte, sana e sia realmente libera. Sono convinto che questo lo vedrà nel tempo e riconoscerà che la testa è di gente molto aperta. Sicuramente, io poi personalmente sono contrarissimo a codificare persone e iniziative nella logica stanziale destra-sinistra. Credo che sia importante poi trovare sul giornale problemi dei lettori, risposte, opinioni diverse, come del resto Grauso l'ha già fatto, perché non dimentichi che l'idea era anche quella di avere una posizione sempre aperta nel sentire le posizioni contrapposte, quindi rafforzeremo ancora questa idea. Vedrà che nel tempo non ci saranno targhette particolari, anzi troveremo un giornale sempre più forte e più libero. Ma le due testate della Sardegna sono state escluse dall'elenco degli e-polis che lei aveva incluso nei circoli del buon governo? Ho letto che il buon Melis ha evidenziato questo. Io stavo facendo un elenco di testate, se per questo allora se lei va a sentirselo escluso anche il Venezia, quindi non volevo sicuramente annoiare la platea facendo l'elenco di 15 testate. Ho citato alcune testate per ricordare che è un giornale locale che è una finestra sul globale, ecco. L'intendimento non era fare un inventario, anche perché non era la sede, non era lo spirito.